prima la parte senza traduzione, poi andiamo in pubblicità, così almeno Alessandro senti anche tu, ma sicuramente la conoscerai, però la facciamo sentire più che altro ascoltatori, poi quando rientriamo invece facciamo sentire anche la traduzione e la commentiamo insieme, va bene Alessandro? Certo. Ok, allora sentiamo questa, questa parte che potrebbe essere anche insomma un momento storico del genere umano, perché no? Gli astronauti, insomma, si capisce un po', insomma, dicono di vedere delle cose, mentre la base Houston dice sì, noi sappiamo quello che state vedendo, voi però andate dall'altra parte. Conoscevi questa registrazione, Tessio? Sì. Non avevo dubbi. Dopo invece l'ascolteremo con... l'abbiamo già Giulio? Ah, perfetto. Allora, Giulio sei con noi? Sì, perché volevo andare per pubblicità e riascoltarla con la parte invece tradotta insieme a te e qui insieme ad Alessandro Tesio. E allora ci risentiamo per qualche minuto dopo la pubblicità. Va benissimo, allora linea alla regia, poi tra pochissimi secondi, con Giulio Regalasso, Alessandro Tesio, Paola Trotto qui con noi, cercheremo di capire se quello che abbiamo appena ascoltato, lo sentiremo tradotto, è un falso oppure no. Linea alla regia. W21 con Giulio Galasso. Quest'anno... Osama Bin Laden non è morto e lavora in un distributore di benzina ad Abbiate Grasso. Stiamo parlando del libro di Alessandro Tesio che è collegato con noi e molte altre storie di indiscutibile verità. Abbiamo appena ascoltato questa registrazione, stiamo cercando di capire se è un falso oppure no, che riguarda l'allunaggio del 1969, le parole degli astronauti in collegamento con la base Terra. Adesso sentiremo anche la traduzione, prima però voglio sentire se Giulio Galasso è con noi. Giulio? Certo! Allora perderei per nessun motivo. Oh, Alessandro Tesio pure con noi, ha detto che già la conoscevi questa registrazione. Sì. Perfetto, allora tutti insieme adesso andiamo ad ascoltare questa registrazione e poi sentiamo un po' cosa ne pensate, Alessandro, Giulio, Paola, cosa ne pensate, perché in realtà comunque può essere un falso, per carità, però insomma non è che abbiamo prove se sia un falso oppure no. Tra l'altro invito anche i nostri ascoltatori, se vogliono, al 334-92-29-505 a scrivere le vostre impressioni o scriverle sulla nostra pagina Facebook di Radio Manamanà. Appuntiamo. Ma cos'è quello? Avete una spiegazione? Non vi preoccupate, attenetevi al programma. Mio Dio, ma è incredibile, questo è fantastico, non lo potreste mai immaginare. Sappiamo di questo, andate dall'altra parte. Ma che diavolo è quello? È incredibile. Dio, ma cos'è? Allora, ve lo dite. Cambiate frequenza, usate tango. Allora è una forma di vita quella. Cambia frequenza, usa bravo tango, scegli Zespel. Ma tutto questo è incredibile. Passa su bravo tango. Beh, insomma, che dire, Giulio, sentivo che arrivavano delle note dalla volante, c'è qualcosa di importante? No, negativo, stanno passando alcune vigilanze, quindi ho pochissimo tempo, poi devo ritardare la linea tra un minuto, credo. Allora parti tu con il tuo commento, Giulio. Ah, certo, si è aperto più di un dibattito su questa registrazione, certo che se è un posto è fatto molto bene, questo non ci sono dubbi. Se è un falso è fatto benissimo.
La collettiva sembra quella originale, che è la collettiva aerospaziale, che è quella originale. Poi